Pellegrino, Vito e Michele Vincenzo hanno chiesto il patteggiamento. E è stata la sentenza dove il giudice ha accolto il patteggiamento con una pena di 2 anni di reclusione, la sospensione della pena e con lo sconto della pena di un terzo, quindi 1 anno e 8 mesi per Vito Pellegrino e 1 anno e 4 mesi per Michele Vincenzo, con la pena sospesa. E il giudice ha ritenuto congrua questa pena di 1 anno e 8 mesi. Per omicidio colposo, quale è stato accusato Vito Pellegrino e Michele Vincenzo. Per negligenza, imperizia e superficialità, per aver cagionato la morte di mio figlio. Oltre a questo, dalle indagini esce che hanno trovato nell'azienda plurime irregolarità sulla sicurezza del lavoro. E mi chiedo come mai il giudice non abbia ritenuto aggravante questa cosa. Come mai il giudice non ha trovato congrua questo 1 anno e 8 mesi. Mio figlio aveva 32 anni, si era appena sposato. Aveva tutta una vita davanti, aveva 1.000 progetti e 1.000 sogni nel cassetto. Non ha fatto in tempo a crearsi neanche una famiglia. Per il giudice la vita di mio figlio è valsa 1 anno e 8 mesi? Per me è una pena ridicola, perché forse per uno scippo, per una rapina, forse prendono di più. Sta che Vito Pellegrino, dopo questa sentenza durata forse 10 minuti in tribunale, ha continuato a fare la sua vita privata, professionale e politica, normalmente come se niente fosse successo. Quando è stata il patteggiamento? Quando è stato? Il 18 di gennaio 2024, dopo forse un mese, due, già Vito Pellegrino si faceva intervistare dalle TV locali. Essendo pure elogiato, onorato, parlando della sicurezza del lavoro, parlando del futuro dei giovani, parlando del futuro dell'azienda. Io scrissi a molte TV, io ho continuato a scrivere, fino a quando non mi davano più nessuna risposta. E continuavo a vedere che intervistavano Vito Pellegrino, elogiandolo sempre come caro amico, soprattutto Vito Pellegrino adesso è presidente della Sicindustria a Trapani, perché dopo la morte di Gregory Bongiorno, ex presidente della Confindustria, che non conoscevo, ma che so che era una persona amabilissima, stimata. E capisco che credo che prenda il posto di Gregory Bongiorno. E quindi Vito Pellegrino, presidente della Sicindustria, continua a mantenere questo titolo, pur essendo
accusato e condannato per omicidio colposo, per negligenza, imperizia e superficialità, per aver cagionato la morte di Nicolò Giacalone, mio figlio. E ho scritto pure alla Confindustria informandole dei fatti. Nessuno mi ha mai risposto. Io mi chiedo come mai una persona che ha commesso un reato così grave ed avendo una condanna con la pena sospesa possa mantenere un titolo di presidente della Sicindustria, dove nei convegni deve comunque partecipare e parlare, dialogare sulla sicurezza del lavoro, quando lui stesso ha commesso questo reato ed è stato condannato. Quindi io chiedo ai vertici della Confindustria le dimissioni di Vito Pellegrino. Non per me, essendo meritevole di questo titolo. Il patteggiamento, chiude la vicenda penale. Adesso, dal punto Allora, di vista civile, c'è finora risarcimento. Cosa ne c'è vorrebbe stata fare una appunto del mediazione risarcimento, dei dove soldi ad che oggi non c'è dovrebbe ricevere? stato nessun accordo, anche perché non è il risarcimento che a me interessa, ovviamente, anche perché non ci può essere denaro che può pagare la vita di un figlio. Ma sul risarcimento che ci spetta di diritto, per me quei soldi sono macchiati di sangue, quindi non vorrò personalmente per me quel denaro, ma vorrò sicuramente fare qualcosa in memoria di mio figlio. Che sia un'associazione proprio sul tema della sicurezza del lavoro, perché altri Nicolò possano salvare le loro vite e magari rifiutarsi davanti a un datore di lavoro che ordina una certa mansione che si ritenga pericolosa, di poter dire no senza avere il timore di perdere il posto di lavoro, perché così è qui che funziona. Mio figlio voleva portare il pane a casa, non diceva mai di no per questo, perché si sa qui come funziona, soprattutto al sud. O fai così o te ne vai a casa, domani ci sarà un altro che lo farà a posto tuo. Mio figlio lavorava onestamente. Non si rifiutava mai, ma non perché volesse mettere a rischio la propria vita, perché mio figlio amava la vita, si era appena sposato, sognava di crearsi una famiglia, avere dei figli, ma perché lui si rendeva sempre disponibile, me lo diceva sempre: mamma, io non posso dire di no. Se mi dicono di fare una certa cosa, mi potranno dire: te ne vai a casa, ci sarà chi lo farà a posto tuo. E lui teneva tanto al lavoro. Quindi io voglio mandare questo messaggio ai giovani e non, a chi lavora nelle imprese, nei cantieri, a chi fa dei lavori pericolosi, come nell'edilizia, nelle segherie,
che siano laboratori alimentari dove ci sono delle macchine pericolose. Voglio dare questo messaggio. Non abbiate paura a dire no, io quella cosa non la faccio perché rischio la mia vita. Come mamma, cos'è che l'ha ferita di più? Quello che mi ha ferita di più è stato leggere all'inizio quello che hanno dichiarato Vito Pellegrino e il suo avvocato Di Girolamo, dichiarando che mio figlio aveva esclusivamente la responsabilità e che aveva creato danni all'azienda. Questa cosa mi ha ferita molto, perché non solo hanno mancato di sensibilità, ma soprattutto di rispetto verso Nicolò, perché Nicolò per quell'azienda ha speso e ha dato la vita. E dichiarare che la morte di mio figlio ha creato danni all'azienda. E il danno che ho avuto io, il danno di mio figlio, il danno della mia famiglia, di mia figlia che non ha più un fratello, che era l'unico fratello che aveva. È una mancanza di rispetto totale e di insensibilità. La sua patologia era conosciuta, era certificata in Certo, azienda. certo. Mio figlio è stato assunto proprio come categoria protetta. E quando faceva le visite annuali, il medico dell'azienda, Giuseppe Barraco, dichiara proprio, io ho preso degli appunti, dichiara proprio così. Che Giacalone Nicolò ha delle limitazioni lavorative e non è abilitato a fare lavori in altezza, non è abilitato per la guida di mezzi meccanici e montacarichi, evitare attività di eccessivo impegno psicofisico. Quindi questo non è il mio medico curante che lo dice, ma è il medico dell'azienda, quindi Pellegrino doveva per forza essere a conoscenza di questo, anche perché è stato assunto come categoria protetta, quindi sapeva benissimo che mio figlio non poteva fare dei lavori ad alto rischio. Avrebbe preferito andare in tribunale invece del patteggiamento. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché io non sono mai stata ascoltata in 2 anni. Mai. Cosa avrebbe voluto dire? Avrei voluto dire perché Pellegrino è stato così negligente verso un ragazzo di 32 anni e per lavori suoi privati, per abbellire la sua villetta privata, perché so che doveva fare dei lavori di piantumazione. Non ha incaricato un gruista con una qualifica e ha mandato mio figlio, che non aveva nessuna formazione.